Si rinnova l'appuntamento con Cronache e Commenti, il rotocalco che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Come facciamo di consueto in apertura, i titoli degli argomenti che andremo ad approfondire. TPL, interrogazione di Landi sull'aumento del costo dei biglietti e di servizi. Marina di Pisa, interventi immediati per completare le opere di contenimento del mare. Trasporto oncologico, critiche al nuovo sistema di pagamento. PNRR, il Consiglio chiede chiarezza sulla revisione. Sanità, l'Aula dice no alla diffusione delle zombie drugs. A Sansepolcro torna la mostra dedicata all'arte presepiale. Signorelli 500, convegno a Palazzo del Pegaso. Aumento del prezzo dei biglietti e di servizi sono gli argomenti al centro dell'interrogazione presentata dal portavoce dell'opposizione Marco Landi, che è tornato a porre l'accento sul trasporto pubblico. Ho presentato l'ennesima interrogazione che riguarda l'aumento dei costi dei biglietti e di servizi sul trasporto pubblico locale, quindi sul caro biglietto autobus e tram, ma anche su quello che poi sarà imminente, cioè la rimodulazione delle tratte, delle corse, degli autobus nelle zone periferiche della nostra regione, il cosiddetto T2 che entrerà in vigore all'inizio del prossimo anno in provincia di Livorno e poi in tutta la regione. Questo andrà a tagliare ulteriori corse, abbiamo del caos vero per quanto riguarda il traffico in città, a Firenze in particolare, sul capoluogo della regione, dove costantemente alcune corse vengono saltate, dove appunto si aumentano il costo dei biglietti, che non è così indolore per la spesa di una famiglia, perché si parla di circa 50 euro l'anno su una considerazione dell'aumento del biglietto a corsa singola da 1,50 a 1,70, quindi 20 centesimi in più, rappresentano oltre il 10%, questo è ancora maggiore invece sull'abbonamento mensile, quindi se una persona per andare a lavoro o per andare a scuola, poi ci sono anche tutte le agevolazioni del caso, ma normalmente diciamo che questa spesa annuale su una famiglia va a incidere intorno ai 50 euro e questo non è corrisposto sicuramente da un miglioramento del servizio che invece tende a peggiorare. Quindi ancora una volta sulle spalle dei cittadini toscani un servizio che peggiora e i costi che aumentano. L'alluvione di inizio novembre ha ulteriormente messo in difficoltà un sistema che attende di essere completato. Il consigliere di Fratelli d'Italia Diego Petrucci chiede nuovamente che siano realizzati interventi immediati per completare le opere di contenimento del mare a Marina di Pisa. Sabato scorso c'è stato purtroppo un altro evento drammatico per l'abitato di Marina e questo nonostante che gli eventi meteorologici non fossero eventi straordinari. È evidente che le opere di contenimento del mare non funzionano più, il 2 e 3 novembre si sono in qualche modo rotte, diciamo così, è come se ci fosse un argine del fiume rotto, quando passa l'acqua del fiume praticamente inonda le zone circostanti, altrettanto per l'abitato di Marina. Le scogliere sono di fatto rotte, per utilizzare un termine non tecnico ma che rende l'idea, e quando il mare si alza, c'è una mareggiata che in una zona di mare è un evento assolutamente ordinario, Marina viene allagata con dei danni gravissimi per l'attività, per le abitazioni e via dicendo. Ora, su Marina gli stessi eventi non provocano lo stesso effetto. In alcune parti dell'abitato di Marina c'è soltanto un po' d'acqua di mare e strada, in altre parti c'è invece fenomeni drammatici. Perché? Perché non sono state completate le opere di contenimento e di difesa della costa che sono in capo alla regione, che vengono rimandate da oltre 20 anni. Su questo noi vogliamo interventi immediati, ci vuole una somma urgenza, perché altrimenti significa che la prossima settimana, facendo tutti gli scongiuri del caso, potrebbe nuovamente ripetersi un episodio del genere. Quindi si deve intervenire subito, a maggior ragione ora che quelle opere ormai desuete, comunque avevano un minimo di tenuta, sono di fatto non più efficaci, ancor meno efficaci. Quindi interventi subito da parte della regione. In consiglio regionale si è parlato anche di trasporto dei pazienti oncologici. Il
Il consigliere Alessandro Capecchi non risparmia critiche al nuovo sistema di pagamento. Inaspettatamente la Giunta ha fatto uscire ieri un comunicato nel quale ha detto che i criteri che sono stati più volte rivisti per mettere purtroppo a pagamento, seppur con le fasce ISEE, il trasporto dei malati oncologici sono diventati definitivi. In realtà a settembre avevamo votato, dopo una lunga discussione in Commissione Sanità, grazie anche agli emendamenti chiesti da Fratelli d'Italia, una risoluzione unitaria che chiedeva alla Giunta, prima di far diventare definitivo questo sistema, di tornare definitivamente in Commissione a illustrare al Consiglio regionale criteri sia soprattutto sulle fasce ISEE che sulle distanze chilometriche, perché ci sembra abbastanza assurdo che tra 5 km, 20 km, 30 km uno debba necessariamente pagare oppure no, a seconda appunto della distanza rispetto al luogo dove deve fare le cure. L'Aula del Consiglio regionale chiede chiarezza sulla revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza proposta dal Governo Meloni. È stata approvata una mozione con il voto favorevole del Partito Democratico, di Italia Viva e del Movimento 5 Stelle e quello contrario di Fratelli d'Italia e Lega. L'atto impegna la Giunta ad attivarsi nei confronti dell'esecutivo per fare in modo che siano fornite alle regioni e alle amministrazioni locali informazioni certe sulle risorse che verranno sottratte agli interventi già programmati da questi enti. Si chiede anche che vengano individuate con urgenza, in tutti i casi di decurtazione definitiva, fonti di finanziamento alternative, definendo le relative modalità di erogazione per garantire la realizzazione del complesso dei progetti inizialmente previsti dal PNRR, che in molti casi si trovano già in uno stato avanzato di attuazione. A luglio il governo presentò una proposta di rimodulazione del PNRR che prevedeva anche un taglio di risorse che per la Toscana, dei 5,9 miliardi che dovevano essere o dovrebbero essere assegnati per i progetti presentati dai comuni, dalle province e dalla regione stessa in settori strategici, pensiamo ad esempio alla sanità con le case di comunità, con gli ospedali di comunità, con i centri operativi territoriali, prevedevano una revisione, ma ad oggi non sappiamo quali sono i progetti che eventualmente dovrebbero essere definanziati. E anche qui teniamo conto che ci sono dei progetti che sono già stati appaltati, che sono in fase d'appalto, addirittura lavori che sono in fase di esecuzione, quindi provocherebbero anche dei danni ingenti ai bilanci degli enti che li stanno portando avanti. Ma soprattutto noi chiediamo e vogliamo supportare il Presidente e la Giunta, che lo stanno già facendo e che proprio nei prossimi giorni il Presidente avrà un incontro assieme a tutti gli altri Presidenti di Regione con il Ministro Fitto, affinché si faccia chiarezza, si sappia quali sono gli eventuali progetti che dovrebbero essere definanziati dal PNRR, ma soprattutto si dica quali sono le risorse alternative con le quali si intende portarle avanti, perché noi non vorremmo che nessuno dei 12.000 progetti presentati dagli enti locali e della regione in Toscana venissero non realizzati. Questo perché sono importanti per i servizi, perché sono importanti per l'economia della Toscana, per le tante aziende, per i professionisti che dovranno lavorarci per la loro realizzazione. E per quanto riguarda la sanità, per esempio, non ci vorremmo sentir dire che magari ciò che non si vuole più realizzare con i soldi del PNRR magari si voglia finanziare con le risorse dell'ex articolo 20. Io ritengo che il PNRR vada letto in termini economici. Se questo produrrà o meno una ricaduta economica lo sarà il tempo a dirlo. È evidente che gli investimenti nel breve periodo producono anche un aspetto di carattere economico, nel contempo anche in parte inflattivo. Quello che dobbiamo valutare è la capacità di un investimento di produrre reddito, ricchezza e soprattutto di migliorare il quadro infrastrutturale della nostra regione e migliorare il quadro dei servizi e la competitività delle imprese. Io da tempo mi battevo anche rispetto alla questione di dover rimodulare un intervento che era nato post-Covid, che poi ha visto l'arrivo di alcune guerre, il cambio della questione di carattere energetica e l'evolversi di tante situazioni nei termini economici. Quindi una rimodulazione a me non scandalizza, credo che serva un'attuazione puntuale e un
un'erogazione sul territorio di interventi che portino un miglioramento del quadro economico, sociale e infrastrutturale della nostra regione. Arriva da Palazzo del Pegaso un no forte all'utilizzo delle droghe, approvata all'unanimità una mozione che chiede alla Giunta il massimo impegno nel contrasto al crescente fenomeno della zombie drug. Una buona e bella pratica di unione di tutte le forze politiche in aula su questa mozione di Fratelli d'Italia che chiede una maggiore sensibilizzazione sul tema della xilazina, questo sedativo molto potente a uso veterinario, la cui facile reperibilità e il basso costo dovete impiegato per il taglio dell'eroina che continua a essere tra gli oppiacei più diffusi in Europa e in Italia. È una sostanza che sostanzialmente consente appunto un risparmio che si traduce chiaramente in un'accessibilità economica maggiore per l'eroina, con effetti però che sono devastanti. Le cifre negli Stati Uniti d'America parlano molto chiaramente, si parla di 100.000 vittime l'anno relativamente all'uso di questa sostanza e in agosto abbiamo avuto la prima vittima in Italia, in Sardegna. A questo punto la richiesta che abbiamo fatto è quella di sensibilizzare, informare assieme alle forze dell'ordine e in collaborazione con il nostro sistema sanitario locale. Ricordiamo che l'Istituto Superiore per la Sanità ha già decretato il livello 3, cioè quello per cui si riconosce il pericolo di morte dovuto all'uso di una sostanza, per sensibilizzare sostanzialmente la popolazione su questa tematica. Chiaramente non dimentichiamo all'interno della mozione di fare un riferimento anche a tutte le nostre comunità di recupero impegnate nello sforzo di recupero di coloro che sono drammaticamente inseriti nella piaga della tossicodipendenza. L'inaugurazione è avvenuta nel giorno dell'Immacolata con gli allestimenti che sono stati aperti al pubblico in parte all'interno della chiesa dei Servi di Maria e nell'edificio dell'ex scuola Pacioli. A Sansepolcro torna la mostra dell'arte presepiale che in settimana è stata presentata al Media Center David Sassoli di Palazzo del Pegaso. È un fiore all'occhiello della nostra città che ci pregiamo appunto di mostrare speriamo ai graditissimi ospiti che vengono anche da fuori regione. Sicuramente siamo nei confini con l'Umbria e anche lo scorso anno c'è stato molta frequenza. Questa mostra si estende appunto dalla Chiesa dei Servi e si estende anche alla limitrofa ex scuola Luca Pacioli con tanti presepi tradizionali, più ci saranno delle rappresentazioni umane di alcune scene tipiche del nostro Natale. L'evento è realizzato dall'Accademia Gastronomica della Val Tiberina. Uno si potrebbe chiedere com'è che un'Accademia Gastronomica organizza una mostra presepiale. Diciamo che noi come Accademia festeggiamo i nostri 10 anni di attività in quest'anno e da qualche anno ci siamo molto spostati su un discorso anche culturale e turistico. Da qui nasce l'idea di fare questo presepe, che è una chiesa adiacente alla nostra sede che avevamo da molto tempo, che era un po' in disuso, diciamo. Eravamo partiti per metterci un presepe basta e poi ci abbiamo fatto prendere la mano e l'abbiamo insomma riempita di presepi. 5 itinerari che si inseriscono sulla scia del successo fatto registrare dalla mostra Signorelli 500 chiusa lo scorso ottobre con un gran numero di visitatori. Il progetto ha come obiettivo quello di rendere ancora più forte e duraturo il legame tra il protagonista del Rinascimento toscano e il territorio che gli ha dato i natali. Questo è il senso dell'itinerario che è stato presentato all'interno di un convegno che si è svolto a Palazzo del Pegaso. 5 itinerari che privilegiano ovviamente Cortona, ma privilegiano anche la Valdichiana Aretina, la zona di Firenze, Prato e Fiesole fino ad arrivare a Volterra, con una anche attenzione da parte dell'amministrazione nel costruire relazioni con i comuni, con ANCI, in modo che tutti si sentissero coinvolti. Il primo cittadino di Cortona ricorda i numeri della mostra dedicata a Signorelli e ospitata nel cuore della città etrusca. Abbiamo ottenuto una mostra molto importante grazie al nostro museo Mike, quindi alla mostra che è stata preparata ed allestita all'interno dello stesso, con 36.000 ingressi, grande successo internazionale, e anche grazie al diocesano, al museo locale della diocesi, perché vanta opere importanti sul Signorelli. Il vicepresidente del Consiglio regionale Marco Casucci ha sottolineato il sostegno giunto dalla regione toscana. Siamo riusciti proprio a celebrare nel modo migliore Luca Signorelli ed era importante che si svolgesse anche qui presso il cuore del Palazzo del Pegaso.
Ed è tutto, grazie per la cortese attenzione, vi ricordo che Cronache e Commenti torna la prossima settimana.